le popolazioni europee sono a rischio di estinzione perché hanno smesso di fare figli. Su circa 500 milioni di abitanti dei 28 Paesi membri dell'Unione Europea, solo il 16%, pari a 80 milioni, hanno meno di 30 anni. Quando noi confrontiamo questo dato con i circa 500 milioni che popolano la sponda meridionale e orientale del Mediterraneo, mettendo insieme le popolazioni dei paesi che vanno dal Marocco ad ovest fino alla Turchia e all'Iran ad est, dei loro 500 milioni il 70%, pari a 350 milioni, hanno meno di 30 anni. E quando mettiamo sui due piatti della bilancia 80 milioni di giovani europei con meno di 30 anni che oltretutto soffrono di una crisi valoriale e identitaria, e sull'altro piatto della bilancia 350 milioni di medio orientali musulmani determinati ad affermare ovunque nel mondo l'Islam, noi tocchiamo con mano che siamo destinati ad essere colonizzati demograficamente. Ci troviamo esattamente nella stessa condizione in cui si trovò l'impero romano d'Occidente nel secondo secolo d.C. Gli storici indicano nel 476 la data della fine dell'impero romano d'Occidente, quando il generale barbaro Odoacre depose l'ultimo imperatore romano Romolo Augusto. Ma la decadenza dell'impero romano iniziò tre secoli prima, quando anche i romani videro ridursi la loro popolazione per le guerre, per le carestie, per le epidemie, ma anche perché facevano meno figli, in un contesto dove il relativismo aveva portato al venir meno dei valori e delle regole e alla diffusione della dissolutezza sul piano dei costumi. E anche i romani ritennero che per colmare il deficit demografico si dovessero spalancare le frontiere allo straniero, si dovesse accordare la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero, a prescindere che condividessero meno i valori che sostanziavano la civiltà romana. E anche all'epoca c'era una crisi economica strutturale legata alle tasse sempre più pesanti che gravavano sui ceti produttivi, in particolare sui contadini, che portò all'esodo massiccio dalle campagne e al crescente impoverimento delle popolazioni romane. Fu così che finì l'impero romano d'Occidente, dove ciò che dobbiamo evidenziare è che è finito per l'intrinseca fragilità dell'impero romano, non per la forza dei barbari. Non è stato un omicidio, ma è stato un suicidio. Questa lezione della storia dobbiamo oggi averla presente, perché questa Europa rischia di fare la stessa fine. Circa 8-9 giorni fa, un settimanale tedesco ha pubblicato in copertina questo titolo a caratteri cubitali: a Berlino nel 2018, tra i nuovi nati, il nome più diffuso è stato Mohammed, Maometto. Questa realtà è già presente in altre 4 capitali europee. Londra, che con 8 milioni di abitanti è in assoluto la più popolosa. Bruxelles, che viene indicata come la capitale dell'Unione Europea perché ospita le sedi delle 3 istituzioni dell'Unione Europea. Amsterdam, la capitale dell'Olanda. E Oslo, la capitale della Norvegia. Chi nasce oggi a Berlino, a Londra, a Bruxelles, ad Amsterdam e a Oslo sono prevalentemente musulmani. Ci sono fette del territorio europeo che sono già state islamizzate. Quando diventano maggioranza demografica all'interno di un territorio delimitato, riescono a sottrarlo alla sovranità nazionale, perché noi glielo consentiamo all'insegna dell'ideologia del multiculturalismo, che si limita a elargire a piene mani diritti e libertà senza però chiedere in cambio l'ottemperanza dei doveri e il rispetto delle regole,
e senza un comune collante valoriale e identitario. E accordiamo a queste cosiddette comunità islamiche la prerogativa di autoamministrarsi sulla base delle proprie regole o addirittura sulla base delle proprie leggi, così come accade in particolare in Gran Bretagna, che non a caso è la patria del multiculturalismo, dove da 38 anni hanno legittimato l'attività di tribunali islamici che hanno già emesso decine di migliaia di sentenze in tema di diritto familiare e patrimoniale basate sulla Sharia. Ed è una follia totale, perché la Sharia è totalmente in contrasto con le leggi laiche di uno Stato. Quando si parla di diritto familiare, quello che immediatamente spicca è che nell'Islam la donna viene concepita come un essere antropologicamente inferiore. Negli ultimi anni della sua vita, Maometto entrò in moschea dalla parte posteriore, dove sostano le donne in preghiera alle spalle degli uomini. Si rivolse alle donne e disse loro: ho visto in sogno l'inferno e ho visto che gran parte di chi popola l'inferno sono le donne. E le donne gli chiesero: perché gran parte di chi popola l'inferno sono le donne? E Maometto rispose loro: perché la donna è manchevole sul piano dell'intelletto e sul piano della religione. E addusse a testimonianza di questa sua grave affermazione dei versetti del Corano, in cui Allah prescrive che la testimonianza della donna vale la metà della testimonianza dell'uomo, che la donna eredita la metà di ciò che spetta all'uomo, che l'uomo può sposare fino a 4 mogli contemporaneamente, più tutte le schiave che può permettersi. La schiavitù è pienamente legittimata dall'Allah nel Corano. E queste mogli, se adultere, devono essere uccise. E se il marito teme la loro insubordinazione, le può picchiare, se teme la loro insubordinazione. Il versetto del Corano dice se teme, quindi non è necessario che la moglie si comporti in modo insubordinato, è sufficiente che il marito tema la sua insubordinazione, quindi può esercitare una violenza preventiva nei confronti della moglie. E queste mogli possono essere ripudiate a piacimento. Il ripudio nell'Islam non è l'equivalente del divorzio, perché nell'Islam il matrimonio non è né un sacramento religioso né un istituto legittimato dallo Stato. È un semplice contratto privatistico tra due famiglie. Ci si sposa in casa chiamando un notaio matrimonialista che si limita a registrare l'entità della dote che la famiglia dello sposo versa alla famiglia della sposa. Ai tempi di Maometto la dote si parametrava in un certo numero di cammelli, oggi in una somma di denaro. Ma il principio, la logica è la stessa. Il marito compra la moglie, quindi è sufficiente che il marito ripeta per 3 volte: ti ripudio, ti ripudio, ti ripudio, e lei cessa di essere sua moglie. Un attimo dopo la può sostituire con un'altra moglie. L'importante è che non abbia più di 4 mogli contemporaneamente. Capite bene che tutto questo è totalmente incompatibile con le leggi laiche dello Stato, con le regole su cui si fonda la civile convivenza, con i valori della sacralità della vita, della pari dignità tra uomo e donna, della libertà di scelta che sostanziano la nostra civiltà. Ma tutto questo accade anche dentro questa nostra casa comune, perché siamo fragili. Non dobbiamo tanto occuparci, anzi preoccuparci del loro arbitrio, della loro arroganza e talvolta della loro violenza. Dobbiamo occuparci della nostra fragilità.
Oggi è fondamentale fortificarci dentro, acquisendo e diffondendo informazione corretta, recuperando quei valori che sostanziano la nostra civiltà e soprattutto individuando la prospettiva verso cui approdare. Abbiamo un dovere nei confronti dei nostri figli e dei nostri nipoti, per chi come me è già orgogliosamente nonno. Dobbiamo, nel più assoluto rispetto dei musulmani come persone, voglio essere molto chiaro su questo, non da parte mia sarei un pazzo se avessi un pregiudizio nei confronti dei musulmani, lo sono stato per 56 anni e so benissimo che ci sono tanti musulmani per bene, nel più assoluto rispetto dei musulmani come persone, ma proprio perché noi non vogliamo e non dobbiamo né discriminare e meno che mai criminalizzare i musulmani come persone, dobbiamo però esigere, sottolineo esigere, che all'interno di questa nostra casa comune si comportino né più e né meno così come sono tenuti a comportarsi tutti gli altri cittadini, rispettare le stesse leggi, ottemperare le stesse regole, condividere gli stessi valori. In parallelo dobbiamo recuperare il diritto e il dovere di dire la verità in libertà anche nei confronti dell'Islam come religione, così come la possiamo dire nei confronti del cristianesimo o di altra fede o di altra ideologia. Solo in questo modo noi potremo tramandare ai nostri figli una casa comune dove possano continuare ad essere pienamente se stessi come depositari di valori inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà. Grazie.